never been someone to make my feelings known. But I don't know what's coming over me. Riflettori puntati sul big match di questo turno che vede scontrarsi due delle possibili candidate verso il successo finale. Bentrovati amici da casa, da Pierluigi Pardo e Stefano Nava si torna in campo per gli ottavi della Champions League, sfide di andata e ritorno per decidere chi approderà i quarti. Primo round oggi potrebbe rivelarsi già decisivo in chiave qualificazione. Vietato sbagliare d'ora in avanti, gli ottavi di Champions ci diranno quali squadre potranno ambire a un posto nella storia. Match non ancora decisivo, ma male che vada, c'è il ritorno da giocare. Non possono però permettersi di uscire dal campo con un risultato negativo, rischierebbero di compromettere le loro chance di qualificazione. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere palloni in mezzo per la punta centrale. Si gioca per l'andata degli ottavi della UEFA Champions League. Doppia sfida tutta da seguire, l'eliminazione diretta aggiunge quel brivido. Prova ad aprire verso il compagno. Cerca la rete. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Piede debole o no, l'importante è che l'abbia messa dentro. Eh sì, Pierre, e alla fine è il risultato che conta. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. L'allenatore gioisce dopo il gol del vantaggio e qui possiamo vedere la sua reazione. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Bentale. Tonelli.
Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Oyarzabal. Palla schizza via dopo il contrasto. Palla girata sulla corsia. La mette in mezzo. Che parata! El Shaarawy. Prova la conclusione. Ha sferrato il gol da Cineteca. Con una conclusione che è uscita di poco, poteva dare il doppio vantaggio alla sua squadra. Aveva spazio per calciare a rete, non ci ha pensato due volte. Un applauso per il coraggio. Controlla Del Piero. I compagni si fanno vedere. Palla vagante. Tonelli. Servito a Scholes. A metri per andare. Prova a far partire il tiro. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Aveva tutta la porta spalancata, non poteva proprio sbagliare da quella distanza. Davvero troppo facile. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Bentaleb. Tonelli. Traoré. Palla Del Piero. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Intercettano bene il pallone. Una coltre bianca con le squadre protagoniste del match odierno che si disputa sotto la neve, anche vagamente romantico, ma insomma quello che conta qui è soprattutto lo spettacolo che le due squadre possono regalare. Un parto romantico, ma qui gli interventi duri rischiano di essere amplificati dalle condizioni del campo, quindi bando ai romanticismi e attenzione. Hanno spezzato bene. Bentaleb! Palla ribattuta ma non è finita. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Taglia Fico. Può rimettere in piedi la partita. Potevano riaprire il match e portarsi a meno uno se fosse riuscito a metterla dentro. Oh mamma mia, sembrava già gol, Pierre. Forse tradirlo è stata proprio l'eccessiva sicurezza. Non riesco a trovare altre spiegazioni. Mahmoud Hassan Trezeguet. El Shaarawy. Bentaleb. Servito Scholes. Malquit. Prova a salire lateralmente il Napoli. Puntuale qui il difensore nel recupero. Bentaleb. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Bello il tentativo precedente, eh? Mortificato dai legni che hanno salvato portiere e risultato. El Shaarawy. Horn. Palla che viene rilanciata in avanti. Sono tre i minuti di recupero.
Controlla Del Piero. Taglia a Fico. Oyarzabal. E il giallo sembra inevitabile qui. E l'arbitro estrae il cartellino, giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Ha provato qui a riaprire il match. Conclusione della distanza che è terminata sul fondo, sia pure di poco. No, sinceramente, io non me la sento di criticarlo per questa scelta. Se fosse entrata a quest'ora staremmo tutti in piedi ad applaudirlo. Ottavi della UEFA Champions League che si apprestano a scrivere un'altra pagina nella storia di questo match. Presentarsi alla sfida di ritorno con un vantaggio, anche minimo, sarebbe importante anche per il morale. Vedremo se sarà così. Cercano il buco della difesa avversaria. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Perde palla. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Si è disimpegnato bene fin qui. Occhio al tiro. E il pallone entra ed è gol. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Gioco fermo e calcio di punizione per il Napoli. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Il Tottenham ha spazzato via le voci che si erano rincorse sull'ultimo acquisto. È arrivata l'ufficialità, la conferma del contratto. È sicuro? C'è il tiro di Del Piero. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Januzaj prova a salire lateralmente il Napoli. C'è il fallo, sarà punizione per il Napoli. Si accomoda in panchina, c'è il boato come sentite del pubblico, evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Dai, ha poco da rimproverarsi, oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Da lì può provare. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Si riparte con il Napoli che ha questa possibilità dalla bandierina. Occhio al corner. Spazza via Desai. Mahmoud Hassan Trezeguet. E il pallone se ne va via. Pericolo, ecco il tiro. Pronto a battere questo corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa.
A sorpresa, almeno secondo i pronostici della vigilia, la gara sembra aver assunto una fisionomia molto precisa, con un dominio netto. In pochi ci avrebbero scommesso prima del fischio d'inizio. Un'altra buona giocata. C'è spazio per andare. Con questa neve non è facile il tackle. Può contare sull'aiuto dei compagni. C'è il fischio dell'arbitro e c'è la bandierina per il fuorigioco. Desailly recupera il pallone. Io andrei da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Altri 15 minuti al 90esimo, Pier. Ricevuto, grazie Matteo. Difensore spazza in qualche modo. Januzaj ha intercettato bene. Parte il tiro. Lorenzo Insigne, chiamato in causa Scholes, da lì può andare col cross, la mette in mezzo, brutto cross, nessun problema per la difesa. È stata una partita a senso unico sin dall'inizio, è difficile che questo finale possa cambiare la storia. Ottimi i suoi passaggi oggi. Prova Insigne. Ribatte il difensore. Ottimo intervento difensivo. Mahmoud Hassan Trezeguet. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Ancora 2 minuti al 90esimo, Pier. Ottimo lavoro, Matteo, come sempre, grazie. Tagli a fico. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Malquit. Tonelli. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Occhio al suo movimento. Opportunità. E il pallone entra. Ed è gol. Beh sì, è stato un gol di ottima fattura, però il divario tecnico tra le due squadre oggi è stato veramente enorme. Non si fermano più, ne hanno fatto un altro proprio nei minuti di recupero. Non si accontentano di vincere, vogliono umiliare la squadra avversaria. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Tecnico che appare visibilmente rilassato a bordo campo ora, risultato che non sembra al momento in discussione. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Eccolo il fischio dell'arbitro, non c'è stata storia, 4-0. Il risultato di questo match premia la loro prestazione e li vede adesso inevitabilmente favoriti per il passaggio del turno, ma attenzione perché c'è ancora il ritorno. Guai a sentirsi già qualificati, Pierre, non possono e non devono abbassare la guardia. Tutto potrebbe cambiare nei prossimi 90 minuti. Prova ad aprire verso il compagno. Cerca la rete. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora... A metri per andare. Prova a far partire il tiro. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per lo... E il giallo sembra inevitabile qui. E l'arbitro estrae il cartellino. Giallo, giallo. C'era da aspettare. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Si è disimpegnato bene fin qui. Occhio al tiro. E il pallone entra. Ed è gol. Il Tottenham ha spazzato via le voci che si erano rincorse sull'ultimo acquisto. C'è il tiro di Del Piero.
Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Da lì può provare. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Pericolo, ecco il tiro. Pronto a battere questo corner. Occhio al suo movimento. Opportunità. E il pallone entra ed è gol. Trouble.